Buonasera e bentrovati, un nuovo appuntamento di terzo millennio. Come sapete oltre un milione di italiani sono in quarantena o hanno il Covid, il tutto è dovuto a questa nuova variante così contagiosa che si chiama Omicron, ma nel frattempo continua a girare anche la variante detta dagli esperti, poi cercheremo di capire e di approfondire meglio la variante Delta, quella che dovrebbe essere più pericolosa. Quando arriveremo alla cosiddetta immunità di gregge, se ci arriveremo mai, e questo è un po' il quesito che cercheremo di sviscerare con gli ospiti nell'odierna puntata di Terzo Millennio e poi tanta carne al fuoco eh, politica, il presidente, eh, non si sa bene ancora chi sarà il futuro presidente nel palazzo grandi movimenti, insomma c'è tanto di cui parlare. Ne Parliamo subito con l'onorevole Luciano Ciucchetti, a cui diamo il bentornato. Buonasera. Con uh, Davide Bordoni della Lega, bentornato. Salve, grazie dell'invito. E in collegamento il professor Roberto Cauda, direttore Dipartimento Universitario Sicurezza e Bioetica. Professore, bentornato. Grazie a voi dell'invito. Un attimo, professore, le voglio far vedere una cosa. Mi perdoni, questo ovviamente. Che devi fare un tampone arboso. Allora, questo praticamente è la mia terza dose che ho fatto ieri mattina. Bene. Com come potete vedere non mi sono né cresciute le ali né sono diventato radioattivo e neanche parlo, rispondo al telefono come mi ha consigliato il mio amico Luciano Ciocchetti poco fa, eh, così, utilizzando il 5D in modo anomalo. Nel senso l'ho fatta per dovere di responsabilità, devo dire un pochino di mal di testa, un pochino di dolore di braccio, ma niente di che. Allora professore, vengo subito da lei. Oggi è fondamentale essere vaccinati, questo l'abbiamo capito, perché poi in realtà essere vaccinati è l'unica protezione che abbiamo nei confronti di queste varianti. Omicron, che ci dice di Omicron? È veramente così, eh, eh, diciamo, più infettiva ma meno pericolosa rispetto alle precedenti? Quello che noi sappiamo di Omicron è indubbiamente molto, non sappiamo tutto. Pensi che Omicron è stata isolata nella prima decade di novembre, quindi siamo a pochi mesi dalla identificazione di questa nuova variante che presenta rispetto alle precedenti un numero notevole di mutazioni nello spike, che è quella componente del virus che viene utilizzato per i vaccini e quindi c'è una legittima preoccupazione che peraltro si sta fugando man mano che l'esperienza si, si migliora sul fatto che questa variante possa sfuggire ai vaccini. Lei prima citava di aver fatto la terza dose, nel giro di poco tempo la sua protezione nei confronti anche di Omicron salirà, ci sono ormai degli elementi solidi che ehm, supportano questo, quindi chi ha fatto le sole due dosi da un periodo di superiore ai 120 giorni è bene che al più presto si metta in sicurezza, così come è bene che chi non ha ancora fatto il vaccino, soprattutto c'è cioè una quota parte di persone di sopra di 50 anni che ancora non, è, eh, non si è vaccinata, lo faccia anch'essi al più presto. Io siccome credo purtroppo che ci sia un numero di esitanti, probabilmente no così numerosi i Novax che temono i vaccini genici, lei nella sua brillante ironia diceva non mi sono cresciute le ali, non parlo al telefono senza il telefonino, non rispondo a comandi di persone estranee, di forze occulte, chi ha questa timore, l'arrivo, e mi sembra che nel Lazio dovrebbe essere proprio imminente, del Novavax potrebbe rappresentare un'ulteriore spinta dal momento che è un vaccino più convenzionale, simile tanto per intenderci a quello dell'epatite B. Chiaramente, ed è, una, insomma, ed è una bella notizia, però nel frattempo, come sappiamo, c'è stato quindi un passo in avanti, perché ovviamente qui poi il governo va. Eh, diciamo lentamente ma verso una direzione che è la direzione dell'obbligo vaccinale. Per ora c'è l'obbligo vaccinale per gli over 50, secondo lei è giusto o è troppo poco? Guardi, il problema non c'è mai nel giusto o nel troppo poco. Da medico io penso che quanto più le persone sono vaccinate, tanto più proteggiamo le persone. Quindi chi si vaccina e riduciamo la circolazione del virus. Purtroppo anche la fascia di età pediatrica sulla quale forse in modo così si è detto sono poco colpiti, sono forme poco gravi, che è in parte vero, però le forme gravi ci sono e quando soprattutto siamo in presenza di una variante così eh, che si trasmette così eh, rapidamente e in modo così capillare, purtroppo anche una percentuale bassa di forme. Forme gravi come Omicron può rappresentare un peso importante per tutte le fasce di età, compresa l'età pediatrica. Chiaro, una delle preoccupazioni principali ovviamente della scienza, e, diciamo, fra scienza notizie e quello che poi arriva a noi, che è un misto tra, come dicevamo prima, tra notizie scientifiche e poi notizie che vengono sparate così tanto per creare confusione. Ma sta arrivando una nuova variante che si chiama DeltaCrom, che è un po' un thread union tra la Delta e l'Omicron o è una leggenda metropolitana su Delta Crom si è scritto di tutto e di più, è stata isolata se non ricordo male o sequenziata in, a Cipro, poi i colleghi ciprioti l'hanno in qualche modo rimossa dal Gisaid, la banca dati, poi alcune altre l'hanno selezionata. Autorevoli ricercatori, virologi di base hanno detto che si poteva trattare di una commistione in laboratorio. Al momento io non darei una grande importanza. A questa, così come, invece queste sono più solide sicuramente dal punto di vista scientifico. Uh BA2, le varianti, le sottovarianti che sono sempre state isolate per tutti i virus, ma che probabilmente non avranno, così come non l'ha avuto la cosiddetta variante Delta Plus, un impatto epidemiologico rilevante. Allora, io ho una domanda importante, ma glielo chiedo sia per curiosità personale, ma anche perché in redazione. Ci arrivano centinaia di notizie su un'eventuale quarta dose. Perché da una parte l'informazione, ricordiamo che in questi anni c'è stato un problema enorme di infodemia, cioè un'informazione completamente folle che ha generato poi anche dei disastri. Poi ne parleremo ovviamente con i nostri politici, perché anche la classe politica ha la sua responsabilità, si parla di un'eventuale quarta dose, da un'altra parte, però si dice con la terza dose poi sto a posto. Che succederà secondo lei? Ci andremo a ci dare ogni sei mesi perché questo in realtà è un rafforzativo sulla poca valenza del vaccino nei confronti del NOVAX. Guardi, il problema della quarta dose, che io non chiamerei quarta dose ma chiamerei richiamo, io credo che eh, si deve inserire in quello che sarà lo sviluppo della situazione epidemiologica. Innanzitutto diciamo che tutti i vaccini che stiamo facendo in questo momento sono stati disegnati e prodotti sulla cosiddetta WUV. Zero, cioè 1-0, che è il vaccino, il virus archetipo di ONE. Sì. Non hanno tenuto conto delle varianti, ma siccome erano vaccini molto efficaci, come vede, hanno una buona. Controllo eh, della malattia grave. Una buona decessi. estensione di controllo potremmo dire. Esatto. Esattamente. Allora io eh, non credo che si debba, ma questa è ovviamente la mia personalissima opinione, fare in tempi ravvicinati una quarta dose. Perché, anche se vedremo i dati poi di Israele, però io credo che non bisogna stimolare troppo presto il sistema immunitario, perché potremmo avere anche un effetto paradosso di non avere una protezione, ma addirittura una paralisi del sistema immunitario. Se però lei mi chiede se ad esempio, scusi, la nuovo... interrompo professore, perché questo passaggio è assolutamente interessante questa cosa che mi ha detto, cioè nel, nel senso che è un po' come con gli antibiotici, mi dica io poi non faccio il medico, però cerco semplicemente di seguire i suoi discorsi, è un po' come gli antibiotici, cioè se io ho un antibiotico che è molto funzionale, strutturato per un problema, se io esagero nel prenderlo, poi non è più efficace, ma anzi mi fa un effetto all'opposto. Questo più o meno diceva con i vaccini. In realtà, guardi, siamo in campi diversi, nel senso che per gli antibiotici si parla di antibiotico resistenza, cioè di selezionare dei germi che vivono in presenza dell'antibiotico e quindi prendono il sopravvento. No, in realtà nei vaccini non è una resistenza, è un fenomeno ben noto in immunologia che se uno stimola o con una dose molto forte o con una serie di dosi ripetute il sistema immunitario si giunge a quella che in termine tecnico si chiama paralisi immunitaria, cioè non hai una risposta, in questo caso protettiva di tipo cellulare o umorale, ma non hai nessuna risposta. Quindi non hai quell'effetto quell che vuoi vorresti ottenere. Infatti il vaccino, il fatto che si faccia la terza dose, ad esempio a distanza di 5 mesi vuol dire che si dà un po' tempo al sistema immunitario Chiaro. di eh, avere. Di respirare, mi permetta questo termine, no, probabilmente no, è poco scientifico. È poco In scientifico, realtà, ma, è quel... ma è molto chiaro e molto esaustivo. Nel senso che, poi ecco, quando uno riesce a veicolare un'informazione così diretta, in cui si parla di pro e, de e de contro dei vaccini, in modo, secondo me, era un'informazione che se ci fosse stata subito ci sarebbero stati molto, molto meno problemi. Prego professore, scusi che posso? Volevo appunto, cui, infatti, nella schedula vaccinale italiana non si è seguito ad esempio il modello inglese dei tre mesi o sudcoreano dei tre mesi e neanche quello israeliano, ma si è cercato sulla base degli studi, che peraltro conoscevano anche gli altri benissimo, di arrivare a infatti dici 120 giorni e questo perché si è visto che dopo questi cinque mesi in realtà la risposta è migliorativa. Eh, volevo concludere la Prego. sua domanda relativa al... Quarta dose, ma vorrei chiamarla ancora una volta richiamo. Se noi abbiamo un vaccino migliore perché è stato fatto anche sulle varianti, magari in autunno, quindi a debita, a distanza e in genere da quello che è stata la somministrazione, farlo insieme all'influenza perché noi sappiamo, ormai da esperienza consolidata, che durante l'estate. Quasi naturalmente nel 2020 non c'era il vaccino e nel 2021 la popolazione dei vaccinati c'era ma non era alta come adesso, il virus naturalmente tende a diminuire. Possibile richiamo, io lo ritengo eh, in, tra le, in campo, anche se con la terza dose si dovrebbe fortemente consolidare non solo con la risposta anticorpale, ma soprattutto con la risposta cellulare, che è quella che di fatto impedisce anche a chi non ha fatto la terza dose in tempi diciamo corretti di avere comunque una sorta di protezione. Però l'invito è quello di fare la terza dose e poi mi permetta proprio una battuta. Prego. Siccome si discute tanto, ma con la terza dose mi sono infettato? Beh sì, qualcuno si infetta, ma non finisce né in rianimazione né in ospedale. E questa probabilmente potrà essere risolta questa, eh, questo vulnus dei vaccini, questo buco che hanno i vaccini quando avremo vaccini per via orale e per via inalatoria. Allora a quel punto anche l'immunità locale sarà stimolata. Bordoni se non erro è successa una cosa più o meno. In che senso? Cioè, lei si è infettato... No, io ho fatto la terza dose a fine novembre sì. e poi ho, ho preso il, il covid, COVID. Eh, il giorno dopo di Natale, insomma, negli incontri che... Gli hanno fatto il regalo di Natale. <ride> cioè, ho fatto un ho <ride> passato un capodanno a letto, insomma, sono stato diversi giorni con un mal di gola fortissimo, to tosse molto forte e, e fortunatamente però nulla, nulla più. Nulla cioè, più. nel senso avendo fatto la terza dose presumibilmente da una situazione che poteva essere gravosa è diventata gestibilissima un, a casa, un'influenza diciamo un eh, fastidiosa. Insomma è stata diverse notti, la tosse era di continuo, insomma... E Ho avuto difficoltà a prendere sonno, però insomma, ripeto, gestita a casa con antinfiammatori e, e quello che il medico mi aveva prescritto. E comunque, poi per uh, fare una prescritto. battuta i politici hanno sette vite come i gatti, quindi <ride> non, so. non c'è questo problema, <ride> no, no? Assolutamente. A, a proposito di politici di vecchio corso, io ringrazio eh, l'onorevole Luciano Ciocchetti per essere tornato. Luciano Ciocchetti, come ben sapete, ha un'esperienza trasversale in politica, ha fatto un po' più o meno tutte, diciamo, è stato, ha diciamo, lavorato in regione, ha lavorato nel palazzo, ha fatto, diciamo, sono è, 30, Circoscrizione, circos comune. È, 30 anni, 40 anni, 40. 40 anni? che fa politica. Quindi la prima volta che sono stata eletta era nel 1981. 81, quindi, insomma, vabbè, perché... sono vecchio, no, vecchio no. <ride> Ero però... giovane però. Hai 22 Se anni, va bene ancora. Esatto, ragazzi, ma adesso bene. non è il caso di fare i complimenti, però ci troviamo in un ginepraio veramente di norme, quindi norme su norme che creano assolutamente confusione. Le regioni chiedono eh, diciamo, le modifiche delle norme, chiedono ovviamente che questo discorso dei colori venga in qualche modo strutturato diversamente o completamente eliminato. C'è un, un problema enorme. Poi le detto fare anche la domanda sul presidente perché me le tocca, ci siamo, siamo tutti frementi di sapere la sua. Allora, secondo lei le norme che la politica ha messo in campo in questo periodo in cui quasi il 90% della popolazione è vaccinata, sono norme con un senso, non c'è il rischio che blocchiamo l'economia così. C'è più di 2 milioni di italiani a casa. Vabbè, noi siamo eh, chiaramente dentro un lockdown mascherato, nel senso che... Tra le persone che sono isolate o che stanno in quarantena e le altre che hanno paura. Eh, vediamo che tutte le attività economiche, soprattutto le piccole e medie imprese, vivono una È grande chiaro. difficoltà, i ristoranti sono vuoti, i bar sono vuoti, la riapertura massiccia dello smart working sta portando che tutti i bar, ristoranti, attività varie sono assolutamente vuote, avranno il 10% delle normali, delle normali presenze, basta girare nei nostri quartieri. Basti girare al centro di Roma e in qualsiasi altra realtà noi di fatto siamo in un lockdown mascherato. Vero. Eh, le norme che sono state approvate una dietro l'altra, che sono legate chiaramente a risposta all'emergenza, ricordiamo che l'emergenza è legata alla tenuta del sistema sanitario, eh, perché il problema sta lì. Se non ci fosse una pressione enorme sul sistema sanitario... Diciamo, tutto questo sarebbe eh, assolutamente inutile, eh, però bisognerebbe a, scriverle meglio, perché ci vuole una interpre un, un interprete, interprete per capire esatto. cosa ogni volta si intende, diciamo, si intende dire. B probabilmente bisogna adeguare queste norme alla mutata eh, diciamo eh, non contagiosità, ma, ma situazione alla, vaccinale, certo. Sì, mutata per la situazione vaccinale, ma anche al fatto che grazie a Dio in generale Omicron sembra che crei molti meno problemi eh, di quelli che creavano le altre varianti precedenti. Eh, è chiaro che eh, io l'altro giorno ho avuto un amico che purtroppo Capoccione non si è voluto vaccinare, si è preso Omicron e sta con la polmonite interstiziale. cioè non è vero che con Omicron non si prenda la polmonite, se chiaro. non sei vaccinato eh, rischi di avere eh, una eh, condizione purtroppo di, anche di grande difficoltà. Eh, quindi è chiaro che un'attenzione. Eh, diciamo ce n'è bisogno, probabilmente bisogna modificare eh, per chi è vaccinato le norme, soprattutto con la terza dose. Quindi una dose. distinzione, cioè, lei mi ah, sta dicendo una Beh, Vabbè, questo io guardi, io esprimo un'opinione personale. no chiaro, è chiaro, chiaro. Io esprimo un'opinione personale, diciamo, colloquiando ogni giorno con medici, con persone che vivono eh, le terapie intensive eh, che vivono nei pronti soccorsi e che sanno e hanno visto cose che non avevano mai visto nella loro storia in termini di disastri sanitari provocati da questo virus. Quindi è chiaro che bisogna distinguere. Cioè, io penso che però chi è vaccinato alla terza dose rischia come ha avuto Davide una influenza un po' più forte di quella normale ma non rischia di andare né in terapia intensiva né di essere ricoverato e quindi probabilmente qualche modifica va fatta. Quindi una divisione netta tra chi è vaccinato però e chi è non è vaccinato Però scrivendo le norme in maniera chiara, precisa e chiara, chiara non facendo i soliti sì, riporti sì. al decreto numero 24 del 2022 cioè, che chiaramente non capisce niente nessuno. Eh sì esattamente però questo è un problema perdonatevi poi ve lo sentirà anche Bordoni. Questo è un problema della politica degli ultimi vent'anni, spesso così scherzando eh, con alcune persone che poi hanno vissuto un tempo politico, diciamo parliamo la prima repubblica. Ecco. Alcune persone sono un po' nostalgici ma non eh, della, della competenza che c'era in quel periodo eh, mi sento dire spessissimo in redazione dico, la, la, la politica soprattutto al Palazzo più o meno dal 94 in poi è andata piano piano sempre peggiorando lei è d'accordo? Cioè, le competenze hanno sempre un valore minore e poi come mi ha detto prima scrivono un decreto che secondo me non lo capiscono neanche loro Vabbè, cioè, diciamo, grave è, questa cosa. è chiaro che io provenendo dalla Prima Repubblica e avendola vissuta seppur da giovanissimo, eh, so che c'era una selezione di classe dirigente, eh, c'erano scuole di formazione da parte di tutti i partiti, eh, c'era un lavoro territoriale. Eh, molto forte cioè, e si, eh, si partiva da lì è oggi purtroppo la politica è fatta di amicalità più eh. che di selezione di classe dirigente. Se sei amico del capo di turno diventi deputato, assessore, sindaco, presidente e compagnia varia. Eh, diciamo non fa premio la competenza, la capacità e la voglia anche di studiare e di riuscire in qualche modo anche ad imporre. Perché la politica ha un grande ruolo che non è quello di gestire, perché come sappiamo dalla Bassanini in poi la gestione va ai dirigenti e la politica deve dare gli indirizzi. Il problema è però per dare gli indirizzi tu devi anche conoscere di che cosa stai parlando, perché sennò rischi di lasciare solo alla macchina burocratica il governo e quindi escono fuori poi queste scritte, perché è chiaro che quella scritta lo fanno i burocrati dei vari ministeri eh, e poi non ci capisce più niente nessuno e tutto viene lasciato alla interpretazione questo vale non solo per le vicende adesso del covid ma, generale, ma vale certo. purtroppo nella vita di tutti i giorni per avere un permesso per avere un'autorizzazione da parte di una sovrintendenza qualunque, il sovrintendente, il, il burocrate, il dirigente si appiglia a norme incomprensibili che lasciano alla Chiaro. libera interpretazione. Chiaro. Io quello che direi, aggiungerei per, per uh, citare una sua frase, eh, per avere un indirizzo, sapere un indirizzo, devo prima sapere dove abito, perché se, no, se non mi ricordo dove abito non ho l'indirizzo. E noi così scherzosamente parliamo, spesso scherzosamente neanche troppo, parliamo un po' del, delle persone che sono al palazzo, tanti si sono trovati lì quasi miracolosamente e non c'è poi quel lavoro fatto nel tempo, quella crescita personale che è assolutamente indispensabile per un ruolo così importante, si sono trovati lì quasi miracolati, noi li chiamiamo i laureati. Scienze confuse, perdonatevi, ma insomma è un termine che penso renda bene l'idea. È d'accordo con me, anche perché ricordiamo: norme semplici, cose semplici sono più facili da seguire. Nella confusione certo. le persone poi non sanno come muoversi eh. e ne nascono poi questa piccola guerra che c'è tra vaccinati e non vaccinati, tra chi dice una cosa e chi ne dice un'altra. Cioè, basta già rispetto le cose. al governo Conte, dei decreti che uscivano a mezzanotte, sicuramente questo governo ha fatto un passo in avanti. Però c'è bisogno sicuramente di una maggiore semplificazione. È evidente che con questa pandemia eravamo tutti impreparati, quindi all'inizio si è navigato un po' a vista. È evidente che oggi c'è. Io la chiamo normalizzazione della pandemia, non a caso con i numeri di contagi di oggi eh, non si è chiusi. Eh, lo scorso anno eravamo tutti chiusi a casa grazie ai vaccini, grazie a una informazione importante, grazie anche in parte al, a, al Green Pass che comunque eh, ha stimolato, secondo me, eh, una, un maggiore... Eh, come il, numero di, dire? il numero dei vaccini, diciamo, è stata certo, una, una certo, modalità... Una maggiore perché... vaccinazione. Solo che insomma, molte famiglie lavorano i bambini a scuola il tre giorni, quattro giorni. Cioè, su questo credo che eh, si debba fare una, un chiarimento molto eh, molto forte e dare soprattutto anche a, alle persone più maggiore fiducia perché oggi penso che tutte le famiglie abbiano a casa il test fai da te, insomma se c'è un problema eh, prima magari uno si fa il test, poi magari lo, lo prenota in laboratorio, diciamo, diciamo ormai è diventato, ripeto io la chiamo normalizzazione della pandemia e speriamo che questa sia la, la coda. Che ne possiamo uscire? Che, che Il sia sistema la paese sta veramente soffrendo, stanno soffrendo Bordone, le famiglie, mi appena le imprese. Citato il sistema paese, allora io devo essere cattivo, devo fare una domanda. Allora, tutti parlano. Eh, ormai da, sono tre governi che sono cambiati, no? il Conte 1, il Conte 2, adesso c'è il governo Draghi, cambiano i governi ma le persone lì al palazzo sono sempre loro, quindi insomma c'è un cambio relativo devo dire, no, possiamo dirlo. E, si parla eh, e si continua a parlare di questo PNRR che salverà l'Italia, di tutti questi soldi e diventeremo tutti più buoni, più ricchi e tutte le problematiche italiane verranno risolte. allora non è così, possiamo dirlo che non è così. Cioè innanzitutto i soldi del PNRR seguono dei progetti ben precisi e se questi progetti non vengono fatto, fatti bene questi soldi rischiamo di non prenderli. Secondo, sono prestiti che poi alla maggior parte che poi dovremmo ridare. Terzo, in questo momento a livello politico stiamo navigando a vista, cioè le aziende solo a Roma, solo a Roma, chiudono dai 40 ai 50 negozi al giorno. Ma secondo lei è una cosa. Proponibile. Cioè, rischia allora, che il 2022 col PNRR è peggio del 2021. Ma, però non possiamo generalizzare. È evidente che Roma è una città dove sostanzialmente non ci sono le industrie. L'industria è il commercio e il turismo. È evidente che è uno dei settori più colpiti nella nostra città è proprio il turismo. Questa è una città che aveva oltre 30 milioni di visitatori l'anno. Insomma mi sembra che i numeri siano assolutamente eh, più bassi. Quindi è evidente che. E le aziende turistiche, del commercio in centro soffrono molto della ristorazione, in periferia eh un po' meno. Io credo che invece eh questi soldi del PNNR siano assolutamente eh fondamentali. Ci sono solo dedicati a Roma, legati al turismo e alla cultura, 500 milioni solo per Roma su questo settore. Che sono pochi. Potrei, che sono pochi, dirlo. però ci sono. È evidente che poi Roma usufruirà di tutte le altre eh, risorse. Insomma, l'Europa già ha dato la prima tranche, credo che a breve sia prevista Stia, la seconda. Sì, sì. e eh, Diversi, eh, credo, oltre 30, 30 miliardi. Insomma, mi sembra che ci siano numeri importanti, e sicuramente è meglio eh, che ci siano che non ci Chiaro. siano. Eh, io spero, ripeto, che la pandemia eh, dire, sia, sia alle spalle ancora i numeri sono importanti però insomma mi sembra che tutti quanti e anche il sistema eh, sanitario abbia preso le, le misure, devo dire in questo il generale figliuolo ha portato un valore aggiunto rispetto magari al commissario Arcuri eh, del, del, del governo Conte, io spero che si riparta, certo è che e sul tema delle infrastrutture, sul tema della semplificazione, sul tema. Eh, perché io il timore su, su questo eh, de, dei fondi del PNR è la burocrazia. Io ho paura che poi alla fine il funzionario non firma. Eh, per, per la virgola, per il parere della sovrintendenza o eh, dell'ente che batte la pesca, che ce ne stanno tanti Però in Italia. Sicilia, su 30 progetti, i 30 progetti sono stati rifiutati il 100%. Allora, cioè, evidentemente eh, che lì c'è eh, stato un capito. problema eh. di, di, di carattere eh, organizzativo, e, e non solo. Io spero eh, che le altre amministrazioni insomma, siano eh, più virtuose. Qua, assolutamente, assolutamente. Io lo sarò ancora più cattivo: noi siamo campioni in Europa e da oltre vent'anni il 50% dei fondi europei destinati all'Italia, perché come voi sapete, ogni anno l'Italia versa dei fondi all'Europa e l'Europa versa dei fondi all'Italia, per, per, per usare un termine molto semplice. E il preferito. problema è proprio questo. Noi il 50% è il motore eh, della, della parte burocratica che invece si deve assumere delle responsabilità perché qui eh, non è a rischio solo il sistema paese ma tante imprese, tante, eh, tante aziende e il singolo funzionario che se fa freddo o fa caldo lo stipendio a fine mese gli arriva, si deve mettere una mano nella coscienza e deve poter aiutare eh, questo momento. Oh, straordinario in senso purtroppo negativo perché abbiamo una crisi economica una crisi pandemica eh, pesantissima e quindi dobbiamo fare tutti però squadra però il singolo fu funzionario lo devi mettere anche nelle condizioni eh. sia come a livello di numero sia a livello di competenza sia a livello di aggiornamenti ci sarebbero poi tutti gli strumenti Ma io un po' la macchina amministrativa la conosco eh, a volte eh, purtroppo c'è eh, il tarlo del non è di mia competenza eh lo so però ci sono i mezzi cioè, va fatta una selezione, gli 4... serve come dice Ciocchetti il politico lungimirante che conosce la macchina amministrativa, che dà l'indirizzo e che fa le scelte corrette. Allora, prima di arrivare al Ciocchetti, perché abbiamo un paio di domande importanti, Cauda, una volta guariti, le reinfezioni, che è un po' una cosa che diciamo, nel tempo ci ha stupito, no? perché eh, girava questo rumors, ovviamente che mi ammalavo di COVID, ne uscivo bene, male, ma poi eh, ero immunizzato. Non è così. Dopo è successo, mi vaccino, non lo prendo, non è così. È frequente di ammalarsi nonostante la seconda o terza dose? dunque lei ha fatto in realtà due domande, per quello che attiene la reinfezione in un soggetto diciamo non vaccinato, e questo sì è possibile, ci sono stati degli esempi in Sudafrica, molte delle persone che si sono ammalate di Omicron avevano già avuto le precedenti varianti, perché Omicron ha la capacità di eludere il sistema immunitario la stessa capacità di eludere il sistema immunitario ce l'ha anche nei confronti ad esempio esempio Di chi ha fatto solo il ciclo vaccinale primario, cioè la prima e la seconda dose. In realtà eh, chi ha fatto la terza dose aumenta il suo livello di protezione, che però non è al 100% è molto elevata per quello che riguarda la protezione nei confronti dell'ospedalizzazione, delle forme gravi di malattia, dell'evento morte, ma per quello che riguarda l'infezione non siamo a livelli così elevati e quindi siamo a un livello che potrebbe essere. Io adesso butto là un numero perché sono stati fatti diversi studi: oscillante dal 60 al 70 eh, e oltre per cento. però un conto è infettarsi, magari in forma del tutto asintomatica, e un conto avere, Chiaro. come dicevo prima, una malattia. Sulla frequenza di queste infezioni nei soggetti vaccinati, non sono evidentemente molto frequenti. No, chiarissimo, però è una cosa che in realtà ha stupito nel tempo la comunità scientifica, no? Perché inizialmente questo lo possiamo dire proprio per franchezza eh, inizialmente si parlava del vaccino il vaccino come risolutore invece poi si è scoperto che il vaccino non è risolutore ma il vaccino permette che non, venga, che non vada avanti la malattia grave, però la malattia uno può prenderla ugualmente che è un po' quello che è successo poi al nostro amico Bordoni che nonostante le tre dosi usate da cavia oggi, eh, vabbè, ah, no, ma, ma, ma Mi fa piacere perdoni, eh... assolutamente, io lo, lo condivido. Anzi, ho pure consigliato qualche amico che, 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 che lei che si mi ritiene ha chiamato. fortunato dopo aver fatto comunque la terza dose. Quando ho detto ho il covid, cosa ha pensato? O oh, cavolo, ho fatto tre dosi di vaccino no, e intanto... mi sono preso pure il covid? Oppure mi sento protetto? No, io intanto ho pensato alle persone che avevo incontrato in quei giorni, fortunatamente. Soprattutto nelle visite ai miei genitori avevo utilizzato accortezza nell'utilizzo della mascherina. E fortunatamente loro è evidente anche loro con tutte e tre le dosi fatte, non, non, non lo hanno preso. Però, insomma, è strano. Mia moglie, per esempio, anche lei, è vaccinata, però con Moderna e non, 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 non lo ha con, contratto. Insomma, è, è, è questa, è questa, questo virus è, è, è particolare, è sicuramente. E certo è che. E comunque mi sono sentito tutelata avendo fatto la terza dose. Cioè, si è sentito più tranquillo nel ah. momento che ha preso, che ha preso la dose? Sì, assolutamente Beh, sì, questa, no? ho parlato col mio medico tutti i giorni, anzi, lo ringrazio perché il dottor Tessi è stato disponibilissimo ogni giorno. Integratori, antinfiammatori, insomma, c'era un rapporto continuo. Il controllo poi eh, con gli strumenti per, per controllare la respirazione la saturazione, insomma, ormai siamo diventati tutti la un po' siamo diventati tutti un po' esperti, però insomma, mi dicono, cioè mi hanno detto che era, che era assolutamente importante. Io quello, oggi, quello ho fatto, ho cercato di seguire al massimo non essendo io un medico e non essendo no, un esperto. Oggi ha diciamo qualche sintomo, qualche controindicazione, qualche No, no assolutamente un, strascico, un po' no? no, un po' di stanchezza nei giorni seguenti, ma devo dire a parte quello, insomma, penso completamente superato, anzi eh, insomma, un po' più tonico perché comunque mi ha costretto dieci giorni a, a stare riposare, a lei. Insomma, a di solito noi siamo abbastanza Sarà lo stress attivi. Da, da, pre, da, da Presidente della Repubblica Ciocchetti. Perché qui. Lo stress è da Presidente Repubblica? Eh sì, perché qui noi, noi cittadini, ah. siamo continuamente ogni giorno, è prima a Berlusconi e poi quell'altro, e poi questo qui, e poi Fumate Bianche. Previsi, mi faccia delle previsioni, sì. io ho 40 anni ah, le, di esperienza. Le previsioni io penso che in questo momento non le possano fare neppure chi sta anche trattando eh, il momento. Perché appunto eh, il quadro è un Parlamento molto confusionario, I, a parte qualche gruppo politico. Eh, purtroppo abbiamo una situazione con eh, il prossimo Parlamento che avverrà una forte riduzione del numero dei parlamentari. E quindi vogliono eh, rimanere? I cambiamenti eh, anche delle eh, percentuali dei singoli partiti che presumibilmente alle prossime elezioni porteranno, che ne so, il primo gruppo parlamentare in questo momento è il Movimento 5 Stelle, nonostante i deputati e senatori che ha perso. Eh, la prossima volta non sarà così. Cioè, minimo dimezzerà i voti e, eh, diciamo, non solo dimezzerà, ma i, i due terzi degli attuali, eh, diciamo, membri delle Camere del Senato non saranno presenti. Quindi un quarto, si Quindi presume. diciamo che c'è una grande confusione. Ne sulla carta nessuna delle due coalizioni ha, eh, diciamo, i numeri per arrivare da sola... A 505 voti, quelli che servono eh, dalla quarta votazione in poi, e poi c'è un altro problema: eh, cioè, oggi noi siamo di fronte con il governo Draghi ad una maggioranza che è una maggioranza particolare che non credo che avrà altre eh, diciamo, storie oltre, la prossima, oltre questa legislatura. Però due domande, Allora intanto eh, ci no, si arriva eh, a no, C'è un problema? Eh, mi sì, dica. Cioè, se il centrodestra la, ce la facesse ad eleggere un suo qualsiasi candidato... Eh, Significa che il giorno dopo il governo è già stato detto più volte in questi giorni dagli esponenti sì, del sì. Partito Democratico, dei 5 Stelle e compagnia Varia. Il governo entrerebbe in difficoltà. Chiaro. Eh, quindi è chiaro. Dall'altro caso, c'è cioè, dato che comunque si vota fra un anno, perché nel 2023 si vota, non ci sono dubbi perché scade eh la certo. legislatura, quindi mancano esattamente eh, 13 mesi alle prossime elezioni politiche. Siamo ormai di fatto in una vicenda di campagna elettorale, inutile ci prendiamo in giro. Quindi da un lato, che ne so, penso Matteo Salvini che sta al governo, eh, da un lato ha interesse a tenere in piedi l'attuale governo con la presidenza del Consiglio Draghi, ma dall'altro lato ha anche l'esigenza di mantenere il rapporto con Fratelli d'Italia che sta all'opposizione. Quindi diciamo che tutte queste vicende portano al fatto che non è facile trovare una mediazione. L'optimum sarebbe che si trovi tra il centrodestra e il centrosinistra una condivisione di una persona per quanto possibile, tra virgolette, sopra le parti e che sia in grado di garantire sia l'unità del Paese ma anche il fatto che dopo le elezioni politiche del 2023 Chiunque vinca le elezioni abbia dal Presidente della Repubblica la garanzia che non si mette di traverso. E lei chi vede all'orizzonte? Eh, quella... allora, io non, non, non sono in grado di fare pronostici, da quello che leggo in queste ore e eh, questa mattina mi pare eh, che pos, potrebbe emergere... Una personalità, tipo il professor Cassese, però è quello che ieri L'altro ieri sera sembrava che ormai era deciso per Pier Ferdinando Casini. Poi ci svegliamo la mattina dopo e non è più così. Però la quindi... domanda: ma l'età non eh. conta quando si, eh, si valuta un presidente. Perché comunque un, lo stesso Berlusconi, un presidente con. Molto in là con... Uh... Sì, ma sono d'accordo con lei. Cioè, però rischia che dura due... No, facendo vabbè, le corna. So, poi può darsi che vive 100 anni. <ride> vabbè, sì. Non sì. È che... Però che... Non, non credo che sia questo il problema. Il problema è trovare una... Me a meno che eh, no, appunto il centrodestra destra decide di provare, di portare un candidato suo e di andare a, a rimediare 60 voti in Parlamento, cosa anche questa possibile, lo vedremo nelle prossime ore se questo accadrà, oppure... Se uno vuole salvaguardare anche l'esperienza di governo è chiaro che deve fare una scelta che per forza è condivisa tra i due poli, se no il governo cade un minuto dopo. Poi io posso essere anche d'accordo che cada questo governo, quindi perché secondo me non ha fatto cose eccezionali. Con 160 miliardi di scostamento di bilancio, di soldi degli italiani e con i soldi del PNNR io penso che chiunque di noi che è qui dentro avrebbe fatto bene ugualmente perché avendo tanti soldi uno può anche sbagliare ma ha anche delle opportunità no, no, è, è... Eh, e su questo eh, io direi che c'è un problema cioè, il, parlava prima del, P, del piano nazionale di, resistenza, di e resistenza e resilienza con le attuali norme burocratiche eh, ciascuno con Davide, io ho fatto l'assessore all'urbanistica della regione, lui ha fatto per anni l'assessore al commercio e alle entità produttive del Comune di Roma, sa bene che ogni iniziativa prevede che ci vogliono 50 pareri per ogni cosa importante non che va fatta. Col soprintendente di turno che soprattutto quelli di Roma, perché poi vedo che da altre parti invece gli fanno fare cose incredibili. A Roma non si può fare nulla. Met, si mette di traverso e dato che il, è, un po, è un potere discrezionale assoluto che non è eh, diciamo in qualche modo superabile da, da nessuno, se non si modificano queste procedure, io penso che purtroppo molte cose non si riusciranno a fare. Con lei. Questo vale non solo per i privati, ma vale anche per le grandi opere pubbliche. Perché il PNNR ha molte opere infrastrutturali da realizzare, certo. che servono servono all'economia, servono a rimettere in modo le imprese che possono lavorare cioè lo vediamo sui bonus 110 e compagnia varia no? cioè se io devo fare il bonus 110 e devo chiedere 50 autorizzazioni alla soprintendenza capitolina alla soprintendenza statale al municipio al municipio che non si trova la licenza al comune non trova la licenza e ci cioè vogliono sei mesi per avere copia della licenza ma di che devo Il tempo come dico sempre è tiranno l'appuntamento con Terzo Millennio torna a Maccabelluccio eh, domani, ringrazio il professor Roberto Cauda, ringrazio l'onorevole Luciano Ciocchetti, ringrazio Davide Bordoni per la Lega, ci vediamo domani, passate una buona serata, a domani Grazie.